Una cosa della quale qualcuno qui dovrà fare ammenda, ma lo dovrà fare pubblicamente davanti ai cittadini. Io me ne sono stato zitto sulle questioni del lato del servizio del ciclo integrato dei rifiuti in questi mesi, perché ho voluto capire. Noi abbiamo messo delle persone a controllare, senza dire niente a nessuno, come venivano effettuati gli spazzamenti stradali, come veniva effettuata la pulizia della città, e puntualmente abbiamo mosso dei rilievi. Uno è questo, poi ve lo posso dare in copia, a Sei Toscana, che ci risponde in una maniera che ci ha lasciato stupiti. Ci dice sostanzialmente, il casus belli era in questo, nel caso di specie piazza 20 settembre in zona limitrofe, gli contestiamo la non pulizia dell'area e ci rispondono: caro vice sindaco, a dicembre 2015 noi abbiamo rimodulato il piano dello spazzamento della pulizia delle zone della città, nella quale siamo passati da una rotazione giornaliera su piazza 20 settembre ad una rotazione unisettimanale il giovedì pomeriggio dopo il mercato. Quindi le persone, i cittadini che vedono la città più sporca hanno effettivamente ragione. Su sei poi farò una considerazione a parte, ma il gestore in questo caso non ha assolutamente responsabilità, perché semplicemente si è allargato l'area della città da pulire, specie in centro con i forovarchi eccetera, e qualcuno a dicembre 2015, e anche di questo vi darò testimonianza scritta perché è qui sopra, ce l'ho qui, cosa ha fatto? La cosa molto più semplice: a dicembre 2015 eravamo in piena campagna delle primarie, eravamo a ridosso delle elezioni amministrative. Aumentare le tariffe tari sarebbe stato quanto mai impopolare e poco conveniente dal punto di vista proprio del risultato elettorale. Quindi si è fatto la cosa più semplice di questo mondo: si aumentano le aree da pulire, perché si devono, sono venuti in proprietà nostra, si devono quindi sottoporre al gestore perché vengano anch'esse pulite. E allora cosa si fa? Si pulisce gli stessi metri quadri, cioè si pulisce molti più metri quadri con gli stessi soldi. L'esempio, come ho detto, è Piazza del Mulino, Piazza 20 Settembre, che una volta veniva pulita tutti i giorni e adesso viene pulita una volta alla settimana, dopo il mercato settimanale, che mi sembra il minimo industriale, no? Ma non si voglia lasciare mazzi di carciofi in mezzo alla strada o in via Pascoli. Cioè, questo è come amministrato questo. Un amministratore serio aveva il dovere di andare di fronte alla città e dire: la città è cresciuta, ci sono molti quartieri invenduti, quindi non hanno neanche le utenze, presume eccetera, non sono assoggettabili a quel tipo di imponibile, o lo sono con tutte le detrazioni possibili e immaginabili, non si riesce a coprire il costo del servizio, per avere una città pulita bisogna spendere di più. Questo deve fare un'amministrazione seria. Non in maniera volpina, in subordine, accettare a dicembre 2015, poi ve la fornisco in copia, ma è qui davanti perché la vediate, è firmato dall'assessore Arianna Righe, nella quale si prende atto del nuovo piano di spazzamento, va bene, iniziamo pure dal mese di dicembre, così vediamo se poi ci sono da fare correzioni. Le correzioni loro probabilmente le volevano fare dopo le elezioni, no? Perché una volta rivinte le elezioni potevano anche aumentare le tariffe. Allora, se ci saranno da aumentare le tariffe per la città pulita, noi ci prendiamo la responsabilità di aumentarle, ma la città la vogliamo pulita, è chiaro. Però queste sono topate che non si fanno, perché sulla pelle dei cittadini queste cose non si fanno. I cittadini, questa è la casa dei cittadini, e i cittadini hanno diritto pieno di sapere quello che avviene qui dentro. Vi do le carte, non vi do i discorsi. Questione 6. La questione 6 è una questione sulla quale noi vogliamo riflettere, e vogliamo riflettere a fondo, perché io vi darò copia anche di questo. Nel 2002 noi abbiamo speso 1.857.000 euro per il servizio nel terzo urbano, questi sono dati dal consuntivo 2002, nel rendiconto 2015, scusate, quindi da inizio, ultimo esercizio nel quale il Comune ha gestito in economia il servizio, quindi anno 2002, al 2015, che è l'ultimo esercizio che chiuderemo, siamo passati da 1,8 e rotti a 4,2,56. Fate voi la percentuale di differenza e ditemi se un'amministrazione comunale, se i cittadini in un decennio poco più possono vedere un cambiamento di questo genere, cioè arrivare a quasi 5 milioni d'euro. Va bene, di costo del servizio di nettezza urbana, e essere ridotti allo stato attuale a dover togliere
le rotazioni, a dover passare da 7 giorni su 7, da 5 giorni su 7 nello spazzamento, a dover passare a un giorno su 5, a un giorno su 7. Quindi mi sento di dire che questa partita dei rifiuti va riaperta in toto, va riaperta in toto. Ci siamo scocciati, perché voi sapete che nel PEF, se lo fanno loro, ce lo trasmettono, noi abbiamo solo per obbligo di legge, lo carichiamo delle spese minimali, che sono quelle dei nostri dipendenti che ci mettono mani, ma è una percentuale irrisoria rispetto al totale. Ecco, come dicevo, vogliamo capire come è possibile sostenere questi costi, cioè vedere una lievitazione di costi di questo tenore e poi alla fine presentare ai cittadini una città che giustamente loro non ritengono pulita, non ritengono consona, non ritengono decorosa. Quindi qui qualcuno dovrà riflettere, perché queste sono, noi dobbiamo aprire al 100% questo importo, se lo aumentiamo, aumentiamo le tariffe chiaramente, se chiediamo di spazio di più, quindi apriremo un confronto con la cittadinanza, perché questo è un tema da chiarire, da capire. Oggigiorno, allo stato delle cose, con l'obbligo di permanere nel lato, con l'obbligo dell'affidamento a sé, e dico io, con un monopolio di fatto, perché c'è un monopolio di fatto. Voi sapete quando la normativa ha imposto di separare le reti dal servizio, è stata costituita CSAI e CSA, va bene, poi dopo si è passata al gestore unico di ambito e quindi tutti quelli che gestivano si sono consorziati, poi peraltro con la fine che valuteranno nelle sedi opportune, ecco, cioè di fronte a un monopolio i cittadini hanno alla fine dei saldi un servizio peggiore nei fatti, questa volta non per colpa di sei, perché se sei gli veniva pagato la rotazione su 7 giorni o su 5 giorni la faceva su 5 giorni, però il fatto sta, sono più che raddoppiate le tariffe, quindi le tasse ai cittadini, e la città è più sporca. Se questo è un sistema e funziona, salute a chi l'ha messo in piedi, continui pure, e ai federati social renziani che si sono aggregati in consiglio comunale, poniamo il quesito, vadano dalla regione che detta i tempi su queste cose e gli chiedano se questa è una cosa che può continuare o no. Questi sono numeri, va bene? Quasi 5 milioni di euro nel 2015, nemmeno 1 milione e 9 nel 2002. Sapete di quanto sono aumentati mediamente i servizi comunali, quelli gestiti dal comune? Neanche del 20%. Questi sono aumentati più che raddoppiati, gli altri nemmeno del 20% in 10 anni. Questa è la scala che ci dice il guadagno che hanno fatto i cittadini italiani a passare dalla gestione pubblica alla gestione semi privata. Io non ho altro da aggiungere, credo di essere stato abbastanza chiaro.